Cosimo Scarinzi, CUP. Ma io credo che una parziale risposta alla domanda posta, mi pare, dal terribile compagno Pagliassotti si possa dare. Credo che, come dire, il fatto che ci troviamo in tanti e tante, portatori di esperienze diverse, ma che colgono il carattere generale delle questioni che affrontiamo, sia già una risposta, cioè sia la comprensione della necessità di agire su tutti i diversissimi terreni su cui agiamo, nella consapevolezza che affrontiamo comunque un fronte generale di problemi e che vi è una relazione che va dal caso estremo e terribile di Alfredo Cospito all'esercizio degli immediati diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private. Cioè, se noi ognuno di noi, nelle forme che preferisce, che gli sono proprie, riuscirà ad avere questa capacità di comprensione generale all'interno della specificità, contribuiremo a costruire quel movimento plurale e unitario, e tanto più unitario quanto più plurale, quanto più rispettoso delle specificità, avremo fatto il nostro dovere. Credo che è proprio in questo spirito, ho pensato di portare una questione, come dire, che può rientrare nel discorso burocratizzazione del mondo o banalità del male, scegliete voi, che, come dire, credo sia comunque interessante perché riguarda la vita quotidiana di milioni di persone, ovvero sia l'esercizio delle libertà sindacali, pigliando proprio un caso specifico di cui ho avuto la disgrazia di essere parte. Vabbè, molto semplicemente. Voi sapete, credo tutti, che i diritti sindacali in Italia sono regolati in forma corporativa. Quindi i sindacati istituzionali hanno la pienezza dei diritti, esistono delle forme, diciamo, semidemocratiche di partecipazione a livello aziendale. Parlando della scuola, quindi, esistono delle rappresentanze sindacali unitarie elette da tutti i lavoratori, ma nella contrattazione di istituto trattano l'RSU e i sindacati istituzionali, con l'effetto paradossale che in linea di principio potresti avere tre delegati sindacali eletti dai lavoratori e sei dagli apparati sindacali. Questo più un caso estremo. Problema interessante. Quando vengono create le RSU, si definisce il diritto dei sindacati istituzionali di partecipare alle contrattazioni di istituto, anche se in quella scuola non hanno un iscritto nulla. Hanno comunque il diritto di partecipare. Ma non si dice nulla sulla delegazione dell'RSU, cosa che ha permesso per anni alle rappresentanze di istituto di far partecipare degli esperti di loro scelta. Si noti bene, a maggioranza dell'RSU. Questo ha permesso al sindacato di base di partecipare alla contrattazione di istituto, almeno nelle scuole in cui aveva RSU. A un certo punto, d'improvviso, l'ARAN, diciamo che è l'ente che gestisce la contrattazione, stabilisce che è vietato. Alla contrattazione d'istituto partecipano i sindacati istituzionali e solo i delegati. È una roba che nemmeno si sapeva perché, benissimo, all'Istituto Colombatto, una grande scuola di Torino, dove la CUB in particolare, ma qui non sto parlando per la mia parrocchia, poteva valere per tutti i sindacati di base e così via. Come dire, la CUB elegge due delegati su sei con un elevato numero di voti. Io vado alla contrattazione di istituto assolutamente tranquillo perché, come dire, non è che le robe che dice l'ARAN, così via. Partecipo alla contrattazione, tranquillamente la preside, la dirigente dei numeri, dopodiché dichiara che la CUB non può partecipare. L'RSU ribadisce l'invito e qui succede la cosa interessante. Cioè, chi interviene per impedire la partecipazione di un sindacato non allineato è la UIL. Ora, notate bene, io non ho un buon giudizio della UIL, ma francamente non mi sarei mai aspettato una puttanata del genere. Cioè, che un sindacato neghi
un'altra organizzazione sindacale fortemente presente nell'istituto di partecipare alla contrattazione, va oltre il cattivo giudizio che se ne può dare. Ora voi direte, in che cosa questa cosa è importante? Io vorrei essere chiaro su questo. Non è un problema di diritto delle organizzazioni, è un problema di diritto dei lavoratori, è un problema dei diritti dei delegati eletti dai lavoratori. È un problema di addomesticamento. Cioè si devono abituare le persone, si devono abituare i lavoratori, che c'è chi comanda e chi non conta un cazzo. Deve funzionare così, molto semplicemente. Esiste un potere monocratico, o meglio, diciamo oligarchico, dei sindacati istituzionali e dei dirigenti, con l'esclusione delle forze di opposizione. Ma concludo dando una buona notizia. Cioè, in realtà, come dire, nel momento in cui lo scandalo è esploso, i lavoratori dell'istituto, si noti bene, per la grandissima parte non iscritti a nessun sindacato o iscritti tranquillamente a CGIL e CISL, hanno in larga misura votato una lettera alle organizzazioni sindacali di denuncia di questa porcheria. Ecco, io vi pregherei proprio di cogliere il fatto che la difesa della libertà deve essere sviluppata, praticata e articolata a tutti i livelli, dai casi mostruosi e indecenti come quello di Cospito, alla difesa della libertà sul terreno quotidiano della vita e del lavoro, perché se noi ci limitiamo a livello immediato ci condanniamo a una sorta di miopia, voglio dire di chiusura nel particolare, ma se noi non conduciamo un'iniziativa forte, territorio per territorio, luogo di lavoro per luogo di lavoro, concreto esercizio della pratica della libertà, facciamo solamente ideologia. Se noi riusciamo a tenere uniti i livelli, da quello più alto, usando un linguaggio diciamo classico, più politico, più generalmente politico, a quello più immediato e più concreto della vita quotidiana, non riusciamo a costruire un movimento forte, radicato, articolato, capace di agire su tutti i piani e capace di legarli tutti.